squadra mobile di Napoli ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di promotori e componenti di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ritenuta in rapporti d'affari con i clan attivi nell'area orientale di Napoli. Il gruppo importava ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, hashish e marijuana, direttamente da Colombia e Olanda per il mercato del capoluogo campano e per altre regioni italiane, in particolare Toscana e Lazio. Nel corso delle indagini è stato sequestrato un arsenale con pistole e mitragliatrici. 16 complessivamente le persone arrestate, ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e detenzione e porto di armi da guerra. Assalto al portavalori dell'ufficio postale di via Napoli a Maddaloni, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni, ad agire sarebbero stati 5 uomini con volto coperto che hanno preso di mira, letteralmente assaltandolo, il furgone delle poste, portando via 45.000 euro. Sotto la minaccia, i due vigilanti che stavano trasferendo i soldi all'interno dell'ufficio postale non hanno potuto far altro che consegnare il denaro. Durante la colluttazione è rimasto ferito ad un braccio anche una guardia giurata, refertata con 5 giorni di prognosi all'ospedale di Maddaloni. Su richiesta del Presidente della Regione Campania abbiamo sottoscritto un protocollo di vigilanza collaborativa. Gli atti di gara sulle ecoballe li abbiamo controllati in modo molto rigoroso, ma non esiste alcun sistema che possa escludere atti corruttivi. E quanto dichiarato dal Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, della SMA, la società che si occupa dello smaltimento dei fanghi, ha aggiunto Cantone, non ci siamo occupati, è totalmente controllata dalla Regione Campania. Nei mesi scorsi abbiamo fatto delle ispezioni, il sistema degli appalti è risultato essere molto problematico, gli esiti di quella ispezione li abbiamo trasmessi alla Procura della Repubblica di Napoli. Cantone si è poi soffermato sull'inchiesta di Fanpage, dicendosi basito da un dato particolare dell'inchiesta che vede indagato anche Roberto De Luca, figlio del Presidente della Regione. Non avrei mai pensato, ha dichiarato Cantone, che certi metodi di smaltimento illegale dei rifiuti continuassero. Forse sono stato ingenuo, ma vedere il filmato in cui un delinquente criminale afferma di smaltire i fanghi buttandoli nelle fogne mi ha molto colpito. Si sentono abbandonati dalle autorità i familiari dei 3 italiani scomparsi ormai da ben 3 settimane nello stato occidentale messicano di Jalisco. Sostengono di aver lasciato il paese per paura. Abbiamo paura di sporgere denuncia, ha detto al telefono il familiare di uno degli scomparsi, affermando che né l'ambasciata italiana in Messico né la procura di Jalisco li ha chiamati per informarli dello stato delle indagini. Raffaele Russo, 60 anni, il figlio Antonio di 25, il suo cugino Vincenzo Cimmino di 29, tutti originari di Napoli, sono stati visti per l'ultima volta il 31 gennaio a Tecalitlan. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa il giorno dopo alla procura di Jalisco. Arresto o rapimento sono le ipotesi privilegiate. I finanzieri della compagnia di Portici hanno scoperto uno studio medico-dentistico sconosciuto al fisco, ma non agli abituali clienti, i quali, ignari delle carenze autorizzative, si affidavano alle cure del professionista grazie anche ai prezzi fortemente concorrenziali praticati. Al termine dell'attività ispettiva eseguita congiuntamente al personale dell'ASL Napoli 1 Centro, che ha attestato l'assenza delle autorizzazioni sanitarie, sono stati posti sotto sequestro 3 locali, 2 adibiti a gabinetto odontoiatrico con relativa attrezzatura chirurgica, arredi, farmaci di vario tipo, strumentazione odontotecnica per piccole lavorazioni e riparazioni di protesi dentarie, ed il terzo dedicato alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Il titolare dello studio è stato segnalato all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore. Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un uomo in possesso di svariati capi e accessori contraffatti di rinomate griff del settore dell'abbigliamento, commercializzati online attraverso un sito internet su un portale di e-commerce. Il responsabile è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettivi.